Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Mi chiedete sempre come farla al meglio e io vi rispondo velocemente. Serve un po' di attenzione e degli ottimi prodotti. In questo caso i ragazzi Top Food Italy mi sono venuti in soccorso perché mi hanno mandato questa pasta. Innanzitutto serve una pasta di ottima qualità, grano italiano, semola di grano duro, quindi una pasta che poi in cottura, quando la si va a saltare a fine cottura, rilascia un po' di amido e vi crea la cremina. Aglio dell'Ufita, uno dei migliori in Italia, presidio Slow Food della provincia di Avellino, questo per la precisione lo fanno a Frigento, e poi ci vuole sicuramente un olio extravergine di oliva buono buono, questo qui è quello che facciamo noi ad Auletta in provincia di Salerno, alle porte del Parco Nazionale del Cilento. Ovviamente in Italia ci sono tantissimi oli buonissimi, gli oli toscani, pugliesi, liguri, quindi voglio dire, se ne trova in abbondanza di olio buono. E per finire, vabbè, il prezzemolo è facoltativo, il peperoncino. Se non siete degli appassionati, io utilizzo quello che ho in balcone, sul terrazzo, però l'importante è che sia un peperoncino fresco. Andiamo a vedere come preparare con qualche attenzione la nostra pasta aglio, olio e peperoncino. Iniziamo. Allora, per prima cosa, visto che l'acqua bolle e visto che la ricetta è velocissima, saliamo l'acqua e mettiamo a cuocere la pasta. E allora, mentre la pasta cuoce, velocemente tagliamo l'aglio a fettine molto molto sottili. Vedete? Se volete renderlo più digeribile, vi consiglierei di togliere dall'interno l'anima. Ok, tagliato l'aglio, tagliamo un po' di peperoncino. Mettiamo qui da parte. Ora tritiamo un po' di prezzemolo. E a questo punto ci possiamo spostare sui fornelli. In padella mettiamo abbondante olio extravergine d'oliva. Poi mettiamo l'aglio. Mettiamo il sale. E facciamo cuocere a fiamma bassa per 3-4 minuti. Passati 3-4 minuti, mettiamo il peperoncino, lo facciamo cuocere per 30 secondi, non di più, sennò si brucia. Poi aggiungiamo l'acqua di cottura. E subito trasferiamo la pasta nel condimento 2-3 minuti prima della fine della cottura. Ecco qui, una volta trasferita tutta, la facciamo finire di cuocere, mescolando bene bene e facendo saltare, facendo sì che la pasta possa rilasciare l'amido. Se dovesse essere necessario, un po' alla volta, sempre poco alla volta, mi raccomando, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta. Ecco qui, la pasta è al dente, quindi possiamo spegnere la fiamma. Guardate, nonostante sia tanta la pasta, dicevo, spegniamo la fiamma. Mettiamo il prezzemolo che è facoltativo nello spaghetto aglio olio. Una bella mescolata. Andiamo ad impiattare.
Per chi lo gradisce ci mettiamo un po' di peperoncino ancora. Ed eccola qui. E allora, vediamo un po', il segreto sta anche nel farla riposare 1 o 2 minuti in padella e poi servirla. Favolosa. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.